Ciao ragazzi, cheers da Canebella V. Allora, bellissime immagini dal Marassi per l'addio al calcio di un campione come Criscito, e gli va dato atto a un giocatore che ha dato tutto per una maglia che ha indossato per tantissimi anni. Sappiamo che fino all'anno scorso, anche nel girone d'andata, ha fatto 6-7 gol. Quindi è un calciatore che comunque lascia un segno nella squadra del Genoa e gli va fatto un omaggio anche per dimostrare la mia sportività. In questo caso, quindi, ironia della sorte, la sorte ha fatto un regalo a Criscito che l'ultimo pallone che ha toccato è stato proprio il rigore dato ai danni del Bari al 94esimo, credo, 90 e rotti. Per un fallo un po' ingenuo in area del Bari e lui ha battuto il rigore proprio sotto la curva del Genoa. Quindi un plauso a questo grande, grande campione, devo dire, sia nel campo che fuori dal campo, perché ha espresso dei valori importanti, perché è tornato nella sua squadra del cuore dove è stato capitano per tanti anni al minimo salariale per riportarla in Serie A. Ci è riuscito, complimenti a lui. Genoa-Bari 4-3 per il Genoa. È stato lo show del bel gol. Tutti gol bellissimi. Gol da fuori, di sinistro, di destro, punizione. Insomma, il Bari ha tenuto benissimo il campo. Complimenti, molto fresco. Certo, non era una partita molto tesa, anche se ci sono stati degli episodi così così di cui parleremo dopo. Però un Bari che ha fraseggiato bene, è uscito bene anche dalla difesa con palla al piede, quindi costruzione dal basso, come si dice, è uscito benissimo, ha tenuto benissimo il campo. Secondo me il pareggio era giusto, però alla fine diamo un afflato verso il calcio per questo bellissimo gesto di Criscito, che comunque fa parlare le emozioni, fa parlare un significato che poi alla fine c'è nel calcio. Di uomini che giocano in campo e che praticamente impersonificano il sentimento e il vulnus di un popolo. Quindi questo è un bel gesto, un bel significato per loro e deve essere anche di monito per tutto il calcio. Adesso sta leggendo una sua lettera per tutti i tifosi ed è un grande momento. Lo stadio è tutto al buio ed è un grande momento. Complimenti a lui, complimenti al Genoa per questi bei momenti. Complimenti anche al Bari, perché ha fatto una grandissima partita oggi con una squadra con le seconde linee, fondamentalmente ha giocato anche con le terze linee, visto che Schindler ormai nel Bari è una scelta terza. Mignani è entrato con Vicari, Ricci, Zuzek, Dorval, Malamo, Benali, Benedetti, Esposito, Antenucci, Schindler. Devo dire che il primo gol che hanno fatto loro è venuto su un errore nostro. E poi niente, poi è stato lo show del gol, ragazzi. Si sprecano i bei gol da Esposito su punizione, a Benedetti al limite dell'area all'incrocio. Anche Ekuban ha fatto un grandissimo gol di sinistro. E Sabelli pure ha fatto un bel gol, anche se su errore nostro, però ha fatto un gran gol di destro sotto l'incrocio. Insomma, una partita piacevole, una partita che ha fatto vedere che le due squadre, come ho sempre detto io, sono fondamentalmente in parità, anche se ho visto nel Bari un maggior tasso tecnico. Devo essere sincero, non sono fazioso in questo, però il Bari ha giocato una bella bella partita oggi. Complimenti a Mignani, complimenti per come hanno affrontato la gara e niente da recriminare. Poi alla fine abbiamo dato questo rigore un po' ingenuo, però è stato un bello spleen per il calcio, perché poi, come vi dicevo all'inizio, anche il loro Gudmundsson ha fatto un gran gol pure, eh? È un giocatore che ha fatto molti gol, 7-8 gol credo in Serie B. Allora, andiamo sul Bari. Sul Bari devo dire oggi benissimo, migliore in campo per me sono stati Ricci e Benali. Benissimo anche Esposito, sa passandire, però devo dire che Ricci e Benali, che sono delle seconde linee fondamentalmente, perché vengono utilizzati da Mignani come riserve fondamentalmente, hanno fatto una grande partita. Quindi Benali come play basso benissimo, veramente un sostituto di Maiello, e credo che oggi Mignani l'abbia notato.
ma anche Ricci sulla sinistra. Io vorrei primare loro due. Benissimo anche Esposito, Benedetti, anche Botta è entrato bene. Quindi Botta è uno che soffre un po' il pressing, la pressione delle gare. Quando la gara è più sciolta e più fresca, lui gioca sul velluto veramente. Quindi è una questione mentale, come ho sempre detto su Botta, perché soffre un po' questa pressione psicologica sulle gare importanti. Però quando questa gara non interessava a nessuno tanto il risultato, perché i posizionamenti sono acquisiti, quindi è una gara che non era così sentita, perché alla fine il risultato non incideva per nulla sulle stagioni di entrambe le squadre. Una è seconda acquisita, l'altra è terza acquisita. Però, insomma, Botta si è visto questo. Complimenti a Frosinone che chiude 80 punti, ragazzi. Il Frosinone chiude 80 punti e tanta roba. Chiude con 9 punti, credo, chiude con 7 punti sul Genoa, che chiude a 8 punti su di noi. Quindi c'è una grande distanza fra prima e seconda, e seconda e terza, che sotto questa distanza oggi col Genoa non si è vista. Incredibile, la regina che riesce a strappare i playoff ai danni del Palermo, segnando al 97esimo contro l'Ascoli. È, diciamo, un bel colpo per la regina, che riesce a segnare addirittura al 97esimo e a soffiare in zona Cesarini, come si dice, la qualificazione playoff al Palermo. Palermo che va fuori dai playoff. Per rotto la cuffia, però Palermo che non riesce a vincere in casa col Brescia oggi. È abbastanza grave. Credo che Cosenza e Brescia si giocheranno in playout, come già era auspicabile, come già era prevedibile, no, auspicabile, no, prevedibile. Perugia, Spal e Benevento retrocesse, e ai playoff vanno Venezia, Reggina, Sutilo, Parma, Cagliari e Bari. Quindi queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre, no? Bari, Cagliari, Parma, Sutilo, Reggina, Venezia. E Sutilo era te, quarta, adesso è scesa al sesto posto, perché Parma e Cagliari hanno vinto, e quindi niente, è andata così. Ancora bellissime immagini dal Marassi. Complimenti, ripeto, ancora a tutte e due le squadre, perché alla fine hanno fatto una bella partita. Devo dire un po' la nota negativa, la scenata di Sabelli. E questo è un po' un punto che ritorna col Genoa. Io mi sono spesso lamentato sul fatto che fosse una squadra molto fallosa. Non lo dico io, ma lo dicono i dati. Non me ne vogliono i genoani. Oggi Genoa fa 13 falli, il Bari 10, quindi fa 3 falli in più del Bari. Sabelli fa una bruttissima entrata su Esposito nel primo tempo. Un pestone brutto su Esposito, e lui continuava a sbraitare dicendo che non fosse fallo. E da quel fallo poi è nata la punizione col gol di Esposito, il pari 1-1 temporaneo. E Sabelli si lamentava che non fosse fallo, e invece quello, Sabelli, è un grande fallo. Se fai falli per tutta la partita, poi devi aspettartela. È come con la Reggina, come Genoa Reggina, che hanno giocato molto pesantemente il Genoa, e poi l'avversario risponde. E poi Sabelli si è preso un fallo. Però, Sabelli, se vai se fai queste entrate così brutte, addirittura millanti che non siano falli, dei falli clamorosi, cioè il fallo su Esposito, credo, quello che ha dato la punizione dal limite, un pestone terrificante, là era proprio da giallo. Devi dire grazie che hai finito la partita senza il rosso, Sabelli. Poi quella scenata idiota che hai fatto alla fine non serve a niente. Te la sei cercata, ecco, in qualche modo. Cioè, hai giocato così duro dall'inizio che poi ti puoi aspettare che i tuoi avversari rispondano. Debbano essere, dovrebbero essere gli anellini gli avversari. Uguale Strootman, un falcidiatore di centrocampo continuo. Falcidia tutto quello che trova Strootman, ma in Serie A non sarà così, perché in Serie A, vabbè che la Serie A con gli arbitri sta messa pure male, però qualche cartellino in più potrebbe arrivare. Vedremo il reale valore di Gilardino. Oggi quelli del 2006 sono quasi tutti fuori. Gilardino, scusatemi, Inzaghi ha avuto un bel culo a entrare nei playoff. Inzaghi, con tutti i problemi che ha avuto, ha fatto un girone di ritorno terrificante. Problemi societari che hanno dato la penalizzazione, ma fanno parte del calcio. Se la tua società fa la furba, compri giocatori che non dovresti avere in generale. Quindi Inzaghi ha bello sculato oggi, andando al settimo posto. E poi c'è Ranieri, Mignani, Pecchia, Bisoli. Questi sono i campioni del 2006. E poi c'è Gilardino, che ha fatto questo girone di ritorno incredibile. Gli va dato atto, vedremo alla prova del 9
Gilardino come si comporterà e che allenatore è, perché adesso ha dei giocatori più forti in Serie B, quindi ha avuto una squadra più forte del 90% delle squadre, 95% delle squadre in Serie B. Doveva per forza portare, doveva addirittura vincere questo campionato Gilardino con i giocatori che ha, con uno Strootman che era uno dei fenomeni a centrocampo della Roma fino a qualche anno fa, aveva avuto un infortunio, vabbè, tutti sappiamo com'è andata, però ha avuto giocatori importanti, superiori alla media della Serie B, e questo è il risultato minimo. E si è visto oggi che con il Bari abbiamo giocato quasi alla pari, una bella partita, per carità, lo show del bel gol l'ho chiamato. Dai ragazzi, campionato Serie B finisce, ci vediamo per i playoff, forza Bari sempre, complimenti al Bari, e fate un like se vi è piaciuto il video, un bel like, iscrivetevi al canale, sono uno dei pochi su YouTube che parla di Serie B, uno dei pochissimi che parla del Bari. È stata una grande notte di calcio, come ho detto, i gennaio non me ne vogliano, ho fatto una bella intro dedicata a Cristo, dedicata a loro, alla prossima, cheers!